Ciao a tutti, ben ritrovati sul canale, ben ritrovati per questo nuovo video spacchettamento del weekend. Questa settimana sono arrivati diversi prodotti, alcuni ve li ho già mostrati perché ho voluto fare degli unboxing dedicati, altri invece ho deciso di tenerli da parte, li ho anche un po' visionati e ve li faccio vedere in questo video. Prima di iniziare però vorrei ricordarvi che domani, a partire da domenica 1 maggio, sarà disponibile nel canale una nuova puntata degli amici del Dr. Loomis. Avrò come ospite Eugenio Ercolani, che ha già partecipato in varie puntate del canale. Dopo l'ultima puntata, che era quella dedicata al cinema cannibalico, questa volta invece parleremo del grande regista italiano Umberto Lenzi, ma non solo, perché nella seconda parte della puntata poi parleremo di varie edizioni di imminente uscita. Nei prossimi mesi usciranno diverse edizioni e un video import della 88 Films, dove Eugenio ha lavorato per quanto riguarda i contenuti speciali. Quindi mi raccomando, seguite la puntata perché ci saranno vari aggiornamenti, varie curiosità. Quindi io direi di iniziare subito nello spacchettare i prodotti che sono arrivati in questi giorni. Cambiamo angolazione e partiamo. Bene, allora inizio subito a mostrarvi gli articoli. Una buona parte li ho già spacchettati perché volevo dare un'occhiata ai contenuti extra e ai menu e chiaramente anche alla qualità video. Primo titolo, recupero di un titolo già uscito in commercio, però a un buon prezzo l'ho voluto recuperare, ovvero il film Silverado, questa pellicola anni 80 western, che può vantare davvero un grande cast. Abbiamo Kevin Kline, Kevin Costner, Scott Glenn, John Cleese, Danny Glover, Jeff Goldblum, Linda Hunt, insomma un gran bel cast. Non è sigillato perché l'ho tolto dal cellophane, l'ho rimesso, però adesso lo possiamo togliere. Quindi mi sono anche preso un appunto sui contenuti speciali presenti all'interno, tutti belli con sottotitoli. Infatti abbiamo tra i contenuti speciali un commento audio durante la visione del film dal titolo Sulle tracce di Silverado, e sono dei commenti degli storici del western, tutto con sottotitoli. Poi abbiamo Ritorno a Silverado con l'attore Kevin Costner. Questa è un'intervista comunque d'archivio, si vede già da Kevin Costner, che è abbastanza giovane. Dura 21 minuti ed è con i sottotitoli in italiano. Poi abbiamo un dietro le quinte del film, e questo dura la bellezza di 37 minuti, anche questo con i sottotitoli in italiano. Per quanto riguarda le tracce audio, abbiamo sia l'italiano che l'inglese che lo spagnolo, lo abbiamo in 5.1 Dolby True HD. Niente, andiamo uno sguardo anche all'interno, molto semplice, con questa serigrafia stampata sul Blu-ray, pellicola che avevo in collezione in formato DVD, l'acquistai verso la fine degli anni 90, era un'edizione tedesca, fine anni 90, primissimi anni 2000, ma credo fosse proprio il 2000, edizione della Columbia. Ho cercato e ricercato, ma non l'ho trovata, deve stare in qualche scatolone, e sono contento di aver recuperato in Blu-ray. Poi passiamo ad un altro recupero di un'altra pellicola vecchiotta, il film Il Fuggitivo con il grande Harrison Ford, pellicola girata nei primi anni 90, era il 1993, anche questo l'ho già visionato, infatti vi mostro anche qualche screen dei menu. Anche di questo avevo già l'edizione DVD, anzi devo dire che Il Fuggitivo è uno dei primissimi DVD che ho acquistato nella fine degli anni 90, era un'edizione snapper tedesca, perché all'epoca vivevo in Svizzera, quindi acquistavo molti titoli tedeschi, però ho voluto recuperare questa edizione perché ha diversi contenuti extra. Anche in questo caso comunque stiamo parlando di contenuti extra non nuovi, quindi è già presenti in edizioni precedenti, però diamo uno sguardo pure agli extra. Allora abbiamo un commento audio, che però non ha sottotitoli purtroppo,
da buona tradizione Warner, anche se ci sono state in passato edizioni Warner con i sottotitoli sui commenti, però questo commento audio con Andrew Davis e Tommy Lee Jones non ha sottotitoli. Poi abbiamo un'introduzione di 2 minuti, questi sono tutti extra invece con i sottotitoli in italiano, poi abbiamo una featurette, anatomia di un deragliamento, che dura 9 minuti, poi abbiamo un'altra featurette, in fuga con il fuggitivo, questa dura 23 minuti, poi abbiamo il fuggitivo, le emozioni di un inseguimento, questo è quello più corposo delle featurette, dura 28 minuti, e non manca anche l'episodio pilota della serie televisiva uscita nel 2000, Il Fuggitivo, questa dura 45 minuti, non ho mai visto la serie televisiva del Fuggitivo, un classico con Ford e Tommy Lee Jones, ha avuto anche un sequel sempre con Tommy Lee Jones, questa volta in coppia con Robert Downey Jr. dal titolo US Marshal, anche quello non è niente male, però tra i due sicuramente Il Fuggitivo, quello originale, il primo, è il migliore. Questa è la costina e all'interno abbiamo semplicemente il disco, e anche di questo sono davvero contento perché lo tenevo sott'occhio da diverso tempo, spesso sceso di prezzo, però adesso che l'ho trovato a poco più di 5 euro, l'ho finalmente messo nel carrello. Altro interessante recupero, sono davvero contento di averlo finalmente recuperato, ovvero Chaplin. Pensavo fosse fuori catalogo questa edizione. Infatti, in un video che mostrerò nei prossimi giorni, parlerà sempre di Charlie Chaplin, io lo menziono come un titolo fuori catalogo. Invece, questo titolo lo trovate ancora su Amazon e peraltro anche a un prezzo davvero buono, intorno ai 6,90€, 6,50€. Lascerò il link in descrizione così potete recuperarlo. Edizione molto semplice della Cult Media, non contiene contenuti speciali, soltanto il film con la doppia traccia italiana e inglese, quella italiana in 5.1 e 2.0, mentre quella inglese con il 2.0. Pellicola diretta dal grande Richard Atterbrough, regista del film Gandhi, il pluripremiato Gandhi, nonché anche interprete del ruolo di Hammond nel film Jurassic Park. Ecco qua. Quindi non capivo se era voluto questo effetto sporco. Voglio un attimo aprire la custodia. No, non è voluto, proprio è sporca la Marai. Infatti se togliamo la copertina è bella bianca. Dovrò pulirla. Brutta questa cosa. Proprio sporca all'interno la plastica. Vabbè, rimettiamola al suo posto. Ultimamente non sono molto fortunato con questi arrivi Amazon, vabbè. Quindi, pellicola girata nel 1992, l'attore Robert Downey Jr., che ha anche ottenuto una candidatura all'Oscar come miglior attore protagonista, purtroppo non l'ha vinto, per la sua interpretazione del mitico Chaplin. Edizione che in Italia era uscita anche con il titolo Charlot, anziché Chaplin. E niente, quindi questa edizione la trovate ancora disponibile su Amazon se siete interessati. Altro recupero, e questo invece è un recupero che ho fatto dopo aver visto il video di Moreno di Into the 4K, che aveva recuperato questa edizione a 3 dischi con la trilogia della pallottola spuntata. Edizione quindi che contiene, in questa Amarai leggermente più cicciotta del solito, i 3 film, i 3 Blu-ray. Andiamo un attimo a spacchettarlo, quindi mi raccomando, seguite il canale del Gran Moreno, Into the 4K, gran belle recensioni, un vero esperto dell'alta risoluzione, ma di cinema in generale, con cui molto spesso mi diverto
a fare delle dirette. È un amicone. Ecco qua. E questo è Die Nackte Kanone, così è il titolo tedesco, che contiene tutti e tre i film. Apriamoli. Voilà. The Naked Gun. Quindi diciamo che il titolo tedesco è molto più vicino al titolo originale. Questo era scappato, ma infatti la sentivo che si muoveva. Questo la trovate anche su vari siti, recuperate in questo caso invece da un privato. E abbiamo la doppia copertina. La copertina è identica, però, come potete notare, dall'altro lato manca il fastidioso bollino. Quindi abbiamo la traccia italiana su tutti e tre i film. Abbiamo un nutrito comparto audio, quindi italiano, tedesco, giapponese, spagnolo, francese. Volendo si può acquistare anche singolarmente, ma così davvero risparmiate. Io ho pagato intorno i 15 euro, quindi niente male. Anzi, quasi quasi, scusate, ma la metto già in questa maniera qui. E ora stiamo arrivando alla conclusione di questa puntata con un altro bel consiglio del buon Moreno. Andiamo a spacchettarlo, anche questo è un prodotto made in Germany. Vediamo un po', ecco qua. Quindi abbiamo Il Bandito e La Madama, qui uscito per il 40° anniversario del film in questa special edition. Moreno l'ha acquistata nell'edizione 4K, che però non contiene purtroppo l'audio italiano. Io mi sono accontentato dell'edizione Blu-ray, che contiene invece la traccia italiana. Titolo che conoscevo per nome, di nome, non avevo mai visto questo film, sapevo che c'era come protagonista l'attore Burt Reynolds, invece non sapevo, non avevo notato ci fosse anche Sally Field, che conosciamo per vari film, tra cui Mrs. Doubtfire, ma anche la mamma di Forrest Gump. Edizione, come detto, contiene oltre al tedesco anche francese, spagnolo, italiano, portoghese e russo in 2.0, oltre all'inglese in 5.1. e altra bella notizia è la presenza di un documentario di 84 minuti, cosa che invece, per quanto mi ha detto Moreno, non dovrebbe essere presente nell'edizione 4K. Ok, apriamolo un attimino. Questo spero di guardarmelo quanto prima, perché mi sono fatto un po' raccontare la trama e non è niente male, deve essere divertente. Esistono anche altri due film, quindi altri due seguiti. Il sequel, il secondo film, sempre con la stessa coppia, mentre il terzo film non ci sono più, ci sono altri attori. Vediamo se abbiamo la copertina reversibile. Anche qui abbiamo la cover con la copertina senza il bollino, e abbiamo due dischi, ovvero il Blu-ray con il film, e sul DVD presumo ci sia soltanto il documentario, però non sono sicuro, potrebbe esserci documentario e film, o magari il documentario sta sul Blu-ray. Devo visionarlo, purtroppo, come avete notato, l'ho spacchettato solo adesso. Pellicola girata dal regista Robert Levy. E poi nel film c'è anche Jackie Gleason, che fa interpreta il ruolo dello sceriffo, che ritroviamo nel terzo film. E quindi questi sono i dischi, questa è l'edizione. Ritiriamo dentro anche gli altri titoli che vi ho mostrato poco fa. Quindi sono andato molto molto di recuperi in questa settimana. È arrivato anche qualcos'altro che poi mostrerò prossimamente. Vi lascerò i link in descrizione se siete interessati. E niente, per adesso è tutto. Bene, quindi questo era il video unboxing dedicato agli ultimi arrivi. Io vi ringrazio di aver seguito questo video unboxing. Se vi è piaciuto, metteteci pure un like, commentate, ditemi un po' cosa ne pensate di questi prodotti. Ricordo peraltro che i prodotti disponibili su Amazon lascio sempre il link in descrizione, lo faccio anche poi
sul canale Telegram, ma anche su Facebook. Detto questo, vi ringrazio nuovamente e noi ci vediamo molto presto per ulteriori video. Ciao a tutti!